le belle storie cominciano con C'era una volta, ma quello che ascolterete oggi non ha nulla di bello. Mi limiterò a presentarmi. Io sono, anzi, ero Eva Maria e questo è il mio violino. Svegliati, svegliati, solo per un poco. Sì, amico mio, non facemmo mai male ad anima viva. Non potrò mai dimenticare quando mio caro papà ti portò a casa. Ricordi quando ci siamo conosciuti? Quanta gioia abbiamo condiviso. Qualcuno ci denunciò. Forse vicini, forse falsi amici. E niente fu più come prima. La piccola Eva Maria, detta Cicci, sino al novembre del 43, era una fanciulla felice, proprio come noi. Non avrebbe mai immaginato di trovarsi improvvisamente catapultata nell'incubo di Auschwitz. Una sera, soldati tedeschi con cani feroci la prelevarono, con la mamma ed il fratello Enzo, e la caricarono su un camion, destinazione San Vittore, il carcere. I passeggeri sul binario 21 lasciano tutti i propri averi a terra. Schnell, schnell! Per Cicci sarebbe significato separarsi dal suo adorato violino. Fece giusto in tempo a nasconderlo sotto il cappotto. Non potevo separarmi da te. Mi sei stato di conforto per tutto il viaggio. Attraverso la stoffa sentivo le tue mani tremare. Il viaggio fu interminabile. Non ricordo per quanto tempo ti ho tenuto stretto sotto il mio cappotto. Finalmente il treno si fermò, ma ciò che sembrava la fine di un incubo divenne ben presto un inferno. Eva Maria fu separata dalla madre e dal fratello Enzo. Non si rivedranno mai più. Poi è arrivato il momento delle docce. E adesso dove nasconderti? Non potevo, ricordi? Ti ha preso la capo dopo avermi chiesto se fossi una musicista. Eva Maria entrò nell'orchestra del campo e grazie a questa sua nuova mansione, niente più lavori pesanti e piatti di minestra migliori. Di nuovo insieme, sebbene in quella desolazione. Di nuovo felice di sentire il calore delle tue mani. Il violino custodiva al suo interno un biglietto enigmatico, un frammento di carta scritto a matita, un messaggio di suo fratello Enzo. Poi mi hai fatto un regalo prezioso. Hai nascosto dentro la tua cassa armonica un biglietto di Enzo. Eccolo! La musica rende liberi. Poi, un brutto giorno, non riuscisti più a cantare. Ed io, non potendo più averti accanto, è ormai sfinita. Mi sono arresa. Era il giugno del 44. Quell'inseparabile compagno di vita era sopravvissuto, abbandonato in un magazzino. Quando finalmente il campo fu liberato, fu proprio Enzo a raccoglierlo. Avrebbe sicuramente voluto riascoltarlo. Lo raccolse e lo portò ad un esperto liutaio. Ma Enzo non tornò mai a prendermi. Forse gli facevo provare troppo dolore, quel dolore a cui, in seguito, pose fine. Lo strumento venne abbandonato nella bottega dell'artigiano finché Carlo Alberto Carutti, musicista e collezionista, ne conobbe la storia. Mi acquistò e quando trovò il biglietto la mia vita cambiò completamente. Fu così che pensò a un progetto straordinario, far conoscere al mondo intero la storia di Cicci. Grazie a Carlo e alla violinista Alessandra, il violino tornò ad Auschwitz per suonare di nuovo il cigno. Per te suono il brano che ci ha fatto incontrare. Ti sento vicina, il tuo spirito è qui, mi sembra di vederti sorridere. La musica rende liberi, diceva Enzo. La musica rende liberi.